E adesso devo dare la parola a Saverio De Florio dell'associazione Neopolites Leporano e Taranto. Saverio è un amico, ma è uno studioso della cultura greca e io sono molto legato a lui perché ci siamo conosciuti alcuni anni fa e insieme stiamo portando avanti tanti progetti. Uno di questi, che ritengo quello più importante, lui me lo ha promesso e deve mantenere la parola. Noi abbiamo la forte intenzione di fare un gemellaggio con Sparta. E quindi Sparta rappresenta le nostre origini e quindi grazie ai legami che Saverio ha con la Grecia e con il sindaco di Sparta, io sono convinto che noi quanto prima riusciremo a raggiungere questo importante traguardo per la nostra comunità. Quindi cedo con piacere la parola a Saverio De Florio per la sua relazione. Molte grazie, sono onorato e devo fare anche un annuncio, dottor Damiano, perché c'è una sorpresa che ho riservato per stasera. Il sindaco di Sparta e la giunta di Sparta ha invitato l'amministrazione comunale di Leporano a Sparta per firmare i documenti del gemellaggio. Questa è la prima notizia. Lo dovevo perché in questa, io non sono di Leporano, però qui è successo qualcosa di importantissimo, un inizio e purtroppo a Taranto anche un epilogo di cui vi parlerò ora. È un epilogo che è durato per millenni e che gli uomini, non solo di buona volontà, ma di forza e coraggio, dovrebbero un giorno risolvere quando non sia troppo tardi, perché quello che ci sta succedendo è qualcosa che è molto vicino al punto di irreversibilità e quindi è dovere di tutti noi capire in tempo quando non si può più tornare indietro. Questo, e quindi ora vi parlerò proprio, la mia relazione, vi parlerò di che cosa significa una ideologia di carattere non democratico, ma imperiale, un'ideologia lontana dalla nostra tradizione, dalla nostra cultura e dalla nostra civiltà, che è greca. Noi ci riconosciamo, i paesi soprattutto, i comuni dell'arco ionico, ma non solo, anche del Tirreno, dell'Adriatico. Noi ci riconosciamo perché abbiamo uno stesso sentimento, non solo stesse radici, ma stessa consapevolezza, un patrimonio che nessuno potrà mai distruggere, dimenticare o mettere dietro altro. Il nostro patrimonio è unico, non si può copiare, non si può rubare. Questa è la cosa importante e sta a noi trasmettere anche alle nuove generazioni il senso del nostro patrimonio, il senso dell'eredità che abbiamo ricevuto in terre come le nostre, che sono terre baciate al centro del Mediterraneo. Scusate il piccolo preambolo. E allora possiamo vedere, abbiamo parlato gli uomini grandissimi che mi hanno preceduto, io sono in difficoltà perché sono uomini veramente che non solo hanno visto la storia dell'Italia, ma l'hanno fatta anche in momenti tragici, per cui mi sento piccolo piccolo davanti a loro, quindi cerco di dare comunque un contributo. E guardiamo, se guardiamo le carte, nemmeno tanto datate, vediamo come sono state concepite le reti dei trasporti. E vediamo sempre una concentrazione al nord e una piccola concessione al sud, in questo caso che riguarda il Tirreno. Ma se guardiamo bene l'arco ionico, se guardiamo quelle regioni, la Calabria, la Puglia, la Basilicata, guardate fino a qualche anno fa come erano combinate. Guardiamo e non dimentichiamo mai che cosa ci è stato riservato. Avanti, grazie. L'autorità portuale di Gioia Tauro ha ricordato a tutti, noi siamo i porti dell'Euro-Mediterraneo, noi abbiamo i porti più importanti perché sono al centro del Mediterraneo e da Suez arrivano gli operatori delle altre nazioni, degli altri continenti, con una ricchezza che noi non stiamo intercettando.
Questo è un dramma per l'Italia tutta, ma in particolare per il Sud, perché il Sud è la porta del Mediterraneo. È il Sud, sono le nostre regioni, e non è un caso che le nostre grandi città siano al Sud, perché sono state fondate dai popoli mediterranei, dai popoli greci e dai greci. Non è un caso, è perché i greci avevano una grande cultura, avevano una grande cognizione del territorio.